uno dei più grandi ballerini al mondo, cioè è italianissimo. Un étoile. L'abbiamo qua, noi a Zurich Time, signori, per voi, Roberto Bolle! Grandissimo maestro! Buonasera, sono molto contento di questo invito. Sono venuto qui a portare un po' di arte, che vedo che ne avete salutiamo bisogno. Salutiamo anche gli ultimi 10 che ci seguivano, perché è andata così. E anche, dicevo, per... Perché farle chino? Signor Paron? No, è un... per ritirare questo omaggio che credo avete preparato con cura, con molta delicatezza, non so. Cosa... Non so, era una parola difficile, delicatezza. Non c'è nessun premio per lei, è solo... Insomma... Ma ospitata. Forse qualcosa in gettoni d'oro? Ma che gettoni d'oro? Non c'abbiamo niente. Una breve intervista, grazie. Mi sono segnato alcune domande in modo da... Cosa succede? No, vado in posizione automaticamente. Gli è partito un plié? No, sto bene. Va bene, senta, Roberto, posso chiamarla Roberto? Come vuoi chiamare? Pippo? No, va bene, cioè... La confidenza. L'orologio è il tocco di classe. Sì, certo. Vabbè, ma... Quanti Kinder ha dovuto aprire per trovarlo, maestro? No, non facciamo battute. Accetto tutto perché sono molto sportivo, però questo qui è Decathlon 990. Questo sono io che mi devo tagliare i capelli, vero? Va bene, certo. Senta, guarda che si è reso conto ma che... Ma lui si tagliano in un attimo i capelli, se sono troppo lunghi, sono Quando? Che cazzo? Testiamo al pubblico. Si è messo in prima fila. Allora, quando si è reso conto che il ballo era la sua strada? La principessa Leila, la galassia è in pericolo. Che sta facendo? Niente, dicevo. Classica posizione da Roberto Bolle. Da bambino sono stato molto precoce perché mi ricordo un giorno mia madre aveva lavato per terra. Sì. Io sono scivolato, ho fatto una spaccata che... Mi hanno ingessato, sono stato in trazione 8 mesi. D'accordo. Ma lei è un robot? Cosa c'è? Cosa è partito questo? No, ogni tanto invento dei passi. Ce ne regali uno? Oh, questo qui l'ho brevettato? Il passo del tonale. Passo del tonale, perfetto. È meno sintetico questo di questi. Questo è proprio... Cioè, non si capisce perché poi... Guarda Stash, ecco qua. Non si capisce perché poi dicevano anche di là, ha dei bei piedi il maestro. E che sembra che poi il creatore si sia stufato a un certo punto e ha detto, vabbè, dai, finisco poi. E ha lasciato lì l'opera incompiuta. Quanta allegria così alla cazzo, senza motivo. Una curiosità, Roberto. Sì. Roberto. Per essere aggiungiamo un tocco di virilità. Certo. Per essere il numero uno al mondo, quante ore d'allenamento? Beh, il mese scorso sono arrivato a 6 ore. Al giorno? No, tutto il mese. Certo. Era l'abbonamento della palestra, dico, 4 ore e 90, 8 ore. Vabbè, mi sembra giusto. Senta, sì. Si chiacchiera molto della sua sessualità, no? Diciamocelo. No, è vero, in questo periodo sto trombando pochissimo, in verità. No, è perché non ho tempo e sto preparando un balletto molto difficile, molto difficile. Che balletto è? L'uccello di fuoco. Ah, ho capito. Di Stravinsky? No, il mio. Bene. Non mi piace la roba in prestito, non... Stava già partendo con un altro passo, neanche si ricordava che non era finita la battuta e tutto. Proprio... Faccio un altro passo. Ma faccia quello che vuole, faccia. Era un teaser, un avviso di chiamata era. Che questo cos'è? È l'intro. Era capricciante sta cosa, guardi, veramente, è una cosa orrenda. No. È come veder ballare l'omino bianco. No, cos'è questo? Questo è il passo Carraio. Passo Carraio, perfetto. Ma senta... Vedo che piace. Guardi, la sua arte. La pietà. Ma perché sei vestito d'antico romano? Non capisco sta cosa. Cos'è questo? Ogni tanto sudo, non so dove ogni cazzo... Ogni tanto sudo. Perché chi è qua? Ridi. Sta continuando a ridere parecchio la signora.
signora ride tanto di questa cosa. È finto. Ma basta, è finto, l'abbiamo capito che è finto. È finzione. È questa che purtroppo non è un asciugamano, qua. Ma sai cosa? Loro stanno postando a B normal, probabilmente, perché sarei curioso di vedere cosa stanno postando su di lei. Se l'è messo lì. Senta, va bene, grande ballerino. Sì. Grande artista a livello internazionale, insomma, sì. Ha girato tutto. Amy Winehouse, cosa ci canta stasera? Più che Amy Winehouse sembra mia zia. Dai. Ha però una grande passione. Sì, una grande passione, mi piace il canto, il bel canto. Il bel canto. Il bel canto. Mi piace il bel canto, soprattutto. Le canzoni di un gruppo pugliese che si chiamano i Negramaro, non so se li conoscete. Certo, li conosciamo tutti, sono molto famosi. Ci vuole, le facciamo un regalo noi? Sì. Ci vuole cantare una canzone? Sì, mi piace tantissimo, Meraviglioso, dei Negramaro. Perfetto, ma guarda. Serve qualcosa o...? Sì, il leggio e tutto il resto. Va bene. Non so dove metto. Signor. Il legge. Lo regalo, alla signora che ha con... glielo tiri come, Elvis Presley. Ma sì. Oh. E vabbè, avevo fatto la doccia, non è che... la ringraziamo. Grazie.